Buonasera, nel panorama calcistico quotidiano che ci giunge dal Messico trova posto anche la finale di ritorno della Coppa Italia, manifestazione sacrificata dalla mancanza di spazi e quest'anno anche dalla defezione dei giocatori impegnati nel mondiale che per forza di cose ha falsato i risultati di molte squadre. Pensate, in Roma-Sampdoria di fronte questa sera sono assenti da parte blucerchiata Bjerkovod, Vialli e Sones, da parte romanista Tancredi, Conti, Ancelotti, Nela e Boniek, tutti impegnati in Messico. Malgrado questo, l'avvenimento dell'Olimpico ha la sua risonanza sportiva ed anche una degna cornice di pubblico. Sono 30.000 sugli spalti, malgrado il cattivo tempo, la diretta TV e il momento delicato che, come sapete, attraversa la società giallorossa. La partita è iniziata da 35 secondi, è la finale di ritorno di Coppa Italia. La Coppa si deciderà assolutamente al termine di questa partita. Nell'incontro di andata la Sampdoria ha prevalso per 2-1. Questa finale di ritorno è affidata ad una terna arbitrale che vede il signor Lanese, arbitro, e i signori D'Arrigo e Iacobello, giudici di linea. La Sampdoria gioca il primo tempo alla destra dei nostri teleschermi. Vediamo impegnato Pruzzo, poi Tovalieri che va via, per il vantaggio non viene fischiato un fallo, Pruzzo lotta con Salzano, ancora l'attacco di Tovalieri fermato da un recupero di Galia. Le formazioni delle squadre: la Sampdoria gioca con Bordon, Mannini, Galia, Pari, Paganin, Pellegrini, Fiondella, Salzano, Francis, Matteoli e Mancini. In panchina Bersellini ha portato Bocchino, Veronici, Zanutta, Piantanida e Lorenzo. La formazione della Roma è Gregori, Oddi, Gerolin, Desideri, Lucci, Righetti, Graziani, Giannini, Pruzzo, Di Carlo e Tovalieri. In panchina con Eriksson ci sono Santinelli, Mastrantonio, Seresso, Marra e Impallomeni. Ecco, sul lancio di Galia va a terra poi Tovalieri, sul secondo intervento di Galia c'è calcio di punizione in favore della Roma. L'ha battuto Giannini per Oddi, ecco ancora Gerolin in posizione offensiva, il passaggio indietro a Giannini, ancora indietro ad Oddi, dietro Oddi. Il lancio di Oddi, la finta, ed è Righetti che ha la prima palla gol della partita e la spreca. Forse pensava di essere in fuorigioco, invece la sua posizione era regolare. Fallo ancora su Di Carlo, calcio di punizione, anzi su Lucci, calcio di punizione in favore della Roma. Batte la punizione Di Carlo, palla lunghissima, esce Bordon, respinge di pugno Graziani, ma l'arbitro aveva già fischiato interrompendo il gioco per un altro fallo di Pruzzo ai danni del portiere mentre usciva Bordon di pugno. 19 minuti, 0-0, attacca la Roma, naturalmente ha il risultato da recuperare. Sembra Matteoli incaricato del tiro, ecco che parte Matteoli, tiro, parata di Gregori, pallone centrale, forte e insidioso perché aveva toccato già l'erba bagnata. Ancora Francis, perde la palla Francis, Di Carlo ha guadagnato una rimessa. Il lancio è di Lucci, alza la palla Galia, la rovesciata di Paganin, rimette ancora la palla in avanti Giannini, il colpo di testa, tiro di Desideri. Sul tiro di Desideri c'è una deviazione
che avrebbe messo in crisi Bordon, ma la palla termina in calcio d'angolo. 31 minuti del primo tempo sullo 0-0. Dalla bandierina di Carlo, ancora desideri di testa su corta respinta di Pari, ha tentato il tiro Righetti, forse il pallonetto ha mancato completamente il bersaglio. Di Pari, già rimessa in gioco il pallone, sembra un forcing della Roma con Gerolina, adesso viene in avanti Di Carlo, Giannini, colpo di testa di Mannini con palla fuori area. Allora la Roma prova da questa parte con Desideri, con Graziani, cross di Graziani, sta per tirare Tovalieri e in posizione difensiva Fiondella allontana in calcio d'angolo, battuto il calcio d'angolo, raccoglie Pari in area, il cross teso di Tovalieri, poi riprende Giannini, Oddi e Gerolin dalla parte opposta, Giannini, triangolo, Giannini perde la palla e su rilancio di Galia l'attacco di Mancini. Fallo di Desideri su Mancini, non tanto nel tackle quanto perché precedentemente aveva preso per la maglia l'avversario, punizione in favore della Sampdoria. Desideri per Giannini, Di Carlo, tiro cross di Di Carlo con parata di Bordon prima dell'arrivo di Tovalieri. Matteoli, Oddi verso Graziani, ha intercettato molto bene Salsano, Matteoli, il lancio è lunghissimo, è Lucci che colpisce la palla di testa, riporta in avanti ancora la palla Desideri. Desideri, apertura per Tovalieri, Tovalieri, cross teso di Tovalieri che Mannini riesce a deviare in calcio d'angolo. Ha respinto Pari, ancora Di Carlo, tiro di Di Carlo, ribatte questa volta Pellegrini. Pari, Mannini, interviene Tovalieri, 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 calcio di rigore, fallo su Tovalieri commesso da Mannini. Un minuto alla fine del primo tempo, calcio di rigore in favore della Roma, fallo di Mannini su Tovalieri. C'è Tovalieri fuori campo stranamente il calcio di rigore non è affidato a Pruzzo ma a Desideri. Desideri mentre Tovalieri è fuori campo. Desideri contro Bordon ed è gol. È il 45esimo del primo tempo, Desideri su calcio di rigore porta in vantaggio la Roma. La Roma in 10 uomini e fuori campo Desideri, fuori campo Tovalieri. Ecco il realizzatore del calcio di rigore, riceve i complimenti anche di Pruzzo che solitamente è il rigorista della Roma. Non si provvede ovvio da parte della panchina giallorossa alla sostituzione di Tovalieri, c'è tutto l'intervallo per decidere
su cosa fare, ma il gioco è fermo perché intanto il massaggiatore era in campo per andare a soccorrere, vi ripeto, Tovalieri, che è fuori campo, quindi la partita non è ancora ripresa dopo il gol di Desideri. La Roma in 10. Ma in vantaggio per 1-0. Adesso, in base alla somma dei risultati, la qualificazione, la Coppa Italia passa nelle mani della Roma. Infatti l'1-0 vale, insieme al 2-1 subito all'andata, vale la qualificazione. Dribbling di Di Carlo, la Roma cerca di far passare questi minuti in cui è in inferiorità numerica, mentre pare che Tovalieri può riprendere il gioco e l'arbitro Lanese fischia la fine del primo tempo. Primo tempo che si conclude con la Roma in vantaggio per 1-0. Tornerete collegati con l'Olimpico, gentili telespettatori, fra un quarto d'ora circa. Si attende che la gara cambi completamente fisionomia, perché nel primo tempo la Sampdoria, forte del vantaggio della partita di andata, ha badato unicamente a difendersi e la Roma ha avuto difficoltà, tant'è vero che malgrado i continui attacchi è riuscita a far breccia soltanto su calcio di rigore. Adesso che la qualificazione con la vittoria della Coppa Italia sul risultato di 1-0 è nelle mani della Roma, vedremo la Sampdoria più aperta e quindi ci auguriamo che la partita abbia migliori risvolti spettacolari. Non ha mantenuto la palla in campo Mannini, che è l'involontario autore del calcio di rigore, in quanto è rovinato addosso a Tovalieri in area, Tovalieri che ha rallentato la corsa e quindi Mannini, che viceversa correva alle sue spalle, lo ha travolto. È stato il motivo per cui l'arbitro Lanese, a un minuto dalla fine del primo tempo, ha concesso il calcio di rigore che ha portato in vantaggio la Roma, che adesso attacca con Graziani senza sostituzioni l'intervallo. Ecco Desideri, l'autore del gol su calcio di rigore, non riesce il suo pallone a filtrare, poi prova Pruzzo il tiro, davanti a lui c'è Mannini. Matteoli ha scambiato con Salzano, intercetta però Di Carlo, che riesce a lanciare Tovalieri. Attacco di Tovalieri in area, tiro, parata di Bordon. In una Sampdoria che logicamente si porta più avanti, Gerolin lo aggira, rinvia bene. Disimpegno di Giannini su Graziani, ancora Giannini al volo per Di Carlo, bello il contropiede della Roma, ancora Di Carlo, tiro ribattuto da Paganin, ancora un colpo di testa di Di Carlo, Tovalieri, fallo di Tovalieri su Salzano e calcio di punizione per la Sampdoria. Il lancio per Mancini, ribatte Righetti, manca la palla Paganin e c'è l'attacco di Pruzzo. Va al tiro di Carlo, molto bene, ma altrettanto bene riesce a deviare in corner Mannini. Nell'azione di contropiede erano 3 contro 2 gli attaccanti giallorossi e nel ripiegamento veloce ha avuto successo questa seconda tattica sampdoriana, che con Mannini è riuscita ad evitare il tiro di Carlo, che era molto pericoloso. Cross di Giannini, contropiede di Giannini per Di Carlo, palla al centro, Tovalieri è giunto sul pallone ma ben contrastato da Galia, non è riuscito nella sua deviazione. Gerolim
Spruzzo, gran tiro di Di Carlo a cui Pruzzo aveva offerto il pallone, tiro di Di Carlo al 26esimo minuto con palla sul fondo. Vediamo impegnato adesso Paganin e riparte Pari. Lancio di Matteoli. Gregori ha respinto. Ancora Gregori su Lorenzo. Due parate determinanti del portiere della Roma. Prima su Mancini, poi su Lorenzo. Inquadratura del nostro regista Gambuti, meritata da parte di Gregori, mentre l'azione della Sampdoria prosegue con Pari che mette questo pallone al centro, poi s'alzano all'indietro per Matteoli, Matteoli finché arriva Gerolin e mette in palo laterale. Sul rilancio corto di Mannini avanza Lucci, Graziani, c'è un fallo di mano di... e c'è un incidente fra Graziani che viene espulso. Incidente fra Graziani e Paganin. Espulsione di Graziani a 12 minuti dalla fine. La Roma in 10 in questi ultimi 12 minuti. L'incidente con Paganin, i due si sono detti qualche cosa, Graziani oltre a dire ha anche fatto qualche cosa. Espulsione di Graziani da parte di Lanese. Mentre intanto sembra che esca Pruzzo e al suo posto entra Impallomeni. E capitano diventa Righetti. Sulla puntata di Matteoli, ecco il pallone per il primo attacco di Impallomeni. Dalla parte opposta arriva Di Carlo. Fallo su Di Carlo, l'ha commesso Mannini, calcio di punizione in favore della Roma. 5 minuti alla fine della partita. La Roma è in vantaggio per 1-0. È in svantaggio numerico 10 contro 11 da 10 minuti per l'espulsione di Graziani. Mentre sta scaldandosi anche Seresso. Finta di Desideri, il calcio di punizione non mette certo in pensiero Bordon che ha rinviato il pallone, ma in fallo laterale. Ecco Seresso che sta scaldandosi ai bordi del campo. Mentre ecco che entra in campo anche Tonino Seresso, vediamo di chi prende il posto, di Tovalieri. Matteoli lo porta adesso in avanti, dribbling su Desideri, ancora un dribbling alla meglio Matteoli,
palla al centro per Francis, fermato Francis. Giannini, Impallomeni, vince un duello Impallomeni, ecco che riceve il pallone, scatto di Impallomeni in area, al centro non c'è nessuno, non può centrare Pallomeni, infatti passa indietro verso Giannini, ancora Impallomeni, sceglie la Roma la tattica di mantenere il possesso del pallone, ancora Impallomeni e gol di Seresso, Seresso al 45esimo del secondo tempo, il gol Coppa Italia. Su cross di Impallomeni dalla destra, Seresso, e anche questo è un momento particolare per un giocatore perché sembra quasi certo che Seresso debba lasciare la Roma, e quindi con questo gol all'ultimo minuto di una finale di Coppa Italia è un saluto che forse sentimentalmente non poteva essere più bello. 2-0 per la Roma, segnati due gol ai 45esimo minuto dei due tempi, su rigore il primo da Desideri, da Seresso al 45esimo del secondo. Giochiamo dei minuti di recupero. La Sampdoria dovrebbe segnare un gol per guadagnare i supplementari. Malinteso con Di Carlo, procura questo attacco di Francis. Francis, traversone di Francis, lungo, parata da parte di Gregori in volo che anticipa Lorenzo. Tutta in avanti la Sampdoria alla ricerca di un gol, il gol che potrebbe riaprire il discorso. Il cross di Mancini, ma la partita termina 2-0 al ritorno, 2-1 all'andata per la Sampdoria, la Roma ha vinto la Coppa Italia. Da cosa può essere derivato il successo dei giallorossi nella seconda finale di Coppa Italia? Ma probabilmente dalla differente concezione della partita nel momento in cui attaccavano gli avversari. La Roma ha attaccato nel primo tempo, ma la Sampdoria non ha fatto altro che cercare di arginarne le puntate senza tentare niente in contrattacco. Viceversa, quando la Sampdoria si è trovata costretta ad attaccare nel secondo tempo, ha trovato una Roma che l'ha messa anche in difficoltà con dei contropiedi. La Sampdoria aveva puntato tutto sul risultato di andata. La Roma è riuscita a capovolgerlo con una gara generosa, anche se per quanto riguarda il primo tempo non molto lucida sul piano tecnico. Curiosità, i due gol della Roma sono venuti proprio negli ultimi minuti dei due tempi. Nel primo tempo, su calcio di rigore, concesso per un atterramento di Tovalieri ad opera del difensore Mannini. Rigore trasformato da Desideri. Nel secondo tempo al 45esimo da Seresso, che era entrato in campo applauditissimo a giocare soltanto 3 minuti, ancora 3 minuti nella Roma, ma 3 minuti che hanno fruttato il gol Coppa Italia. La Roma quindi torna in possesso della Coppa Italia, la Sampdoria gli aveva tolto la Coppa l'anno scorso, la Roma l'ha ritolta alla Sampdoria quest'anno. Sono naturalmente le vicende dello sport e naturalmente gioiscono questa volta i tifosi giallorossi in festa, tifosi che, ripetiamo, hanno fatto un tifo veramente commovente. Per la Sampdoria naturalmente è una sconfitta onorevole, e probabilmente, se le cose non cambieranno, come sapete, non cambierà nulla per quello che riguarda la sua partecipazione alla Coppa Italia, perché dalla UEFA
in attesa di discutere il controreclamo della Roma, è intanto venuto l'invito ad iscrivere la Sampdoria alla Coppa delle Coppe, per cui le due squadre che hanno dato vita a questa finale si divideranno la gloria. La Roma ha vinto la Coppa Italia, la Sampdoria disputerà la Coppa delle Coppe, a meno che il reclamo della Roma non abbia successo nel ricorso in appello che già è stato presentato. Ecco ora la cerimonia della consegna della Coppa Italia per il 1985-86. Vince la Coppa Italia la Roma. Ecco il presidente della Lega Matarrese che alza la coppa e la consegna a Pruzzo, il capitano della Roma. Accanto a lui c'è anche Graziani, che ha messo un po' un brivido ai suoi tifosi facendosi espellere per un gesto di reazione a un quarto d'ora dalla fine. Ed ora ci sarà la consueta procedura, il giro d'onore della squadra giallorossa con la coppa offerta in dono, questa cerimonia, ai tifosi che con il loro incitamento incessante hanno indubbiamente spinto i giocatori giallorossi alla conquista. Dall'Olimpico in Roma abbiamo trasmesso la finale di ritorno della Coppa Italia. All'andata aveva vinto la Sampdoria 2-1, al ritorno ha vinto la Roma 2-0. La Roma che sta ora compiendo il giro d'onore con la Coppa Italia conquistata appunto nella finale di ritorno, vincendo per 2-0. Vi ricordo ancora una volta Desideri e Seresse che hanno siglato i due gol Coppa Italia. Signore e signori, buonanotte.